Renata Borgani, che è la presidente della Fabbrica del Libro, che ha detto è nata da un mese in pratica, ha detto lei vuole dar vita ad una fiera interattiva anche per riportare i lettori deboli. Chi sono questi lettori deboli? Ma in Italia ci sono tante persone che erano lettori e hanno un po' abbandonato i libri, a volte per mancanza di tempo, e quindi noi racconteremo che invece è tempo di libri, o lettori che non si sono ancora accostati ai libri. Allora ci piacerebbe riuscire a incuriosirli, a portarli in fiera, a raccontare che cos'è il libro e magari farli uscire con un piccolo semino che germoglierà di passione per la lettura e per il libro. Sono dei temi che potrebbero attirare di più magari anche i giovani? Beh, i giovani in realtà i libri li frequentano a modo loro, hanno le loro piattaforme, ne discutono, quindi anche nel linguaggio vogliamo avvicinarci a loro perché sono i nostri lettori di domani. Ecco, lei ha detto anche che vuole mettere diciamo al centro un po' la filiera del libro, cioè far capire anche come nasce un libro. Come pensate di farlo? Beh, anche questo in modo interattivo, facendo partecipare. Per esempio possiamo immaginarci un concorso per disegnare le copertine, oppure anche lì al momento una critica di un libro che si è amato. Sarà molto bello se il pubblico si sentirà dentro questa grande operazione di libri. Può già iniziare a fare questo? Voi avete creato un sito, come si può diciamo interagire con questo? Allora, sta per andare online il sito, al momento è molto semplice, lavoriamo da un mese, quindi stiamo veramente cominciando. Chiediamo a tutti di seguirci perché a poco si costruirà tutto questo progetto.